ultimo giorno cambogiano, e lo vogliamo dedicare al lago di Tonle Sap. Formato dalle acque del fiume Mekong, è il lago più grande del sud-est asiatico. Ne abbiamo? Ne abbiamo. Meglio davanti. Meglio davanti? Andremo a fare visita a un villaggio galleggiante, il villaggio di Chong Nies, 5.000 abitanti circa. Tutti gli edifici vengono tenuti a galla da canne di bambù. Coccodrillo. Allevamenti di coccodrilli? Sì, andate pure, state pure vicini. Volete andare giù a vederli da vicino? Guarda questo che sta. Thank you.
In genere tutte queste case sono allagate, ma quest'anno la Cambogia ha avuto grossissimi problemi di siccità. In condizioni normali, qui ci sarebbero almeno 2 metri di acqua. Facciamo visita ora ad una piantagione di fior di loto. Incredibile. E dentro blu anche per aiutare gli occhi. È buono. Adesso ce l'ho. Sì, crudo, giusto mangiare. Ed ora si pranza al ristorante Vaihorst. E per ultimo visitiamo il museo dell'impero Khmer di Siem Reap. Purtroppo non ci lasceranno fare filmati e nemmeno fotografare.
Questo è quanto ci hanno permesso di filmare. Oltre quella porta, niente. Ciao Cambogia, questo volo ci porterà prima a Bangkok, un altro volo poi ci porterà in Birmania, dove faremo tappa per una decina di giorni. I prossimi filmati quindi saranno dedicati alla Birmania e agli stati di Mon e Karen.